C'è un momento in cui bisogna dire basta. Basta i soprusi, basta la violenza. E anche la mia card ha detto basta. Infatti ci ho messo un po' prima di uscire con quest'ultima puntata del plugin di Nix Software Collection. Ma prima di parlare di Color FX, vai con la sigla. Salve a tutti e bentornati, questo è Photography World e oggi parleremo del nuovo programma o l'ultimo della serie di Nix Software di cui dovevamo parlare, Color FX. Color FX non è nient'altro che uno scatolone con vari preset, ognuno di essi gestibile, con il quale modificare la nostra immagine. Quindi vediamo come utilizzarlo. Prima di tutto, io ho deciso di utilizzare questa immagine qua con le piante che ho scattato durante una mostra. Andiamo sul solito filtro, Nix Software, Color FX Pro. Eccoci su Color FX. Come potete vedere, sulla sinistra abbiamo tutti quanti gli effetti che noi possiamo dare alla nostra fotografia e sulla destra possiamo vedere come poterli gestire. Ad esempio, su questa foto delle piante io desidero utilizzare un, non saprei, un effetto soft focus ed ecco qui che c'è il soft focus che noi possiamo tranquillamente gestire andando a destra e a sinistra, per esempio, per farlo più o meno luminoso o aumentando e diminuendo l'intensità del soft focus. Come possiamo vedere, gli effetti sono tutti quanti qui su questa barra a sinistra, ma noi li possiamo anche selezionare per le preselezioni create stesso da Nix Software. Ad esempio, in paesaggio andremo a vedere che ci sono determinati tipi di filtri. Ad esempio, ora ci sono delle piante, selezioniamo natura e lui ha deciso di selezionare questo genere di filtri. Utilizza per esempio fog, che dà questo effetto nebbia, e noi possiamo per esempio decidere di utilizzare questo effetto numero 2, questo metodo numero 2 è l'intensità. Possiamo decidere per esempio le ombre in questo caso, se farle più o meno cariche, così come le luci. Purtroppo con questo programma di Nix Software non c'è molto altro da dire, quindi con questo ultimo dichiaro ufficialmente conclusa la nostra serie su Nix Software. Spero che l'intera serie vi sia servita per l'utilizzo di questi software e mi raccomando, se il video vi è piaciuto, come sempre, commentate, condividete, lasciate un like e ci vediamo al prossimo video.